Amici di Daily Cases, buonasera. Sono qui alla Fonderia delle Arti, qui in via Assisi, zona tuscolana, dove da domani fino al giorno 25 sarà in scena Amori Perduti, una serie di spettacoli della Compagnia delle Idee Ritrovate, giusto? Giusto, compagnia delle Le Idee Ritrovate, e qui con me ho il autore, possiamo dire, autore, sì. autore Carlangelo Scillama Chiarandà, prima ho indagato. Di evidenti origini siciliane, insomma. Allora, io partirei da una cosa: mi affascina molto il nome della compagnia, Compagnia delle Idee Ritrovate. Come mai questo nome? Perché c'è stato un La genesi. piccola premessa con Carlo. Ci siamo trovati, è stata un'occasione bellissima di incontro con Carlo, in occasione di un lavoro in cui ho fatto la regia, e praticamente ci siamo trovati insieme a cominciare una nuova storia anche con altri amici, e per cui è stato il momento di ritrovare le idee, e da lì il nome della Compagnia delle Idee Ritrovate. Abbiamo ritrovato lo stimolo, la forza, il piacere di andare avanti, Avete e unito le forze, insomma. abbiamo unito le forze per fare qualcosa di nuovo e speriamo interessante per gli spettatori. Allora, questo spettacolo appunto si divide appunto in tre atti, diciamo così, Sì. con al centro comunque la figura delle donne. Sì. È un po' il motivo dominante di questi spettacoli. Il lavoro è tutto al femminile, il Certo. motivo conduttore è appunto l'amore perduto, che può essere un amore che è realmente una protagonista ha perduto, oppure un amore che pensava di avere, non ha avuto, è stata soltanto un'illusione. Comunque il sentimento è lo stesso, il Certo. sentimento dell'abbandono, il sentimento della mancanza. Della mancanza. Ecco, infatti stavo appunto leggendo le varie sinossi e c'è questo appunto timore della perdita, insomma, che è una costante in tutte e tre le storie, Sì, no, Carlangelo? assolutamente. Carlo infatti ha unito con un filo sottile, il filo sottile dell'anima, ha unito queste tre mini storie, che poi insomma non sono neanche tanto mini, ma comunque le ha unite insieme in uno spettacolo che è un continuum e che passa da un amore perduto Tra all'altro. l'altro, voi siete una compagnia giovanilissima da un punto di vista proprio di creazione, di fondazione. Come compagnia sì, siamo assolutamente recenti, abbiamo fatto già il terzo anno che mettiamo in scena i nostri lavori. Veniamo tutti quanti ovviamente da esperienze Sì, lontane nel tempo, regressi, si vede dai certo. capelli che insomma non sono più quelli di una volta, e quei pochi rimasti non sono più quelli di una volta. Comunque sì, esperienze lontane nel tempo, però ci siamo ritrovati per dare vita a questa nuova creatura. E devo dire, leggendo un po' il vostro curriculum vitae, che è bello denso, no? Di spettacoli, insomma, anche di premi, tra l'altro. Di spettacoli, di premi, di Poi con storie, autori anche importanti, eh? con autori anche importanti per quanto riguarda ovviamente la regia di Carlo Cianfarini, le esperienze che hanno fatto tutti quanti gli attori della compagnia. Quindi una compagnia che vuole inserirsi come una compagnia non di professionisti, perché oggi il termine professionista nel teatro difficile da Certo, usare, certo. ma come una compagnia di persone con un'ottima preparazione, anche se no profit. Chiaramente. Allora, entriamo nel dettaglio delle tre storie. Dunque, la prima si intitola Amata da tutti, interpretata da Barbara Paterini e Antonio Donofrio. Quindi è quella storia di questa donna che si chiama Elvira, quindi con una famiglia come ce ne sono tante Con una fondamentalmente, famiglia quindi molto con un marito che torna la sera tardi, con una mamma un po', diciamo, soffocante, un figlio esigente, insomma, e quindi una donna fondamentalmente anche un po' sopraffatta dall'abitudine, cioè che spesso prende la piega delle persone, no? Però a un certo punto è come se un raggio di sole illuminasse la sua vita, no? Però è un raggio di sole passeggero. È un raggio di sole passeggero, è un momento, è un sogno, è un Sì, desiderio. credo. Elvira si sì, è sopraffatta da questa realtà che la rende amata da tutti, ma estremamente sola, solitaria. E come purtroppo avviene a tante donne, diciamo che cerca di consolarsi anche con qualche bicchiere in più. E chissà, forse questo bicchiere che ha creato Momento. questo momento Quindi particolare. comunque torna anche il tema della solitudine, no? Assolutamente, assolutamente. Il tema della solitudine è presente Importante.
Ed è costante in tutti e tre, tra l'altro, credo. Ed è costante in tutti e tre, sì, sì. Costante in tutti e tre. Allora, invece sul secondo atto, che si intitola Un eroe, dove saranno interpreti appunto Maria Cristina Capogrosso e Matteo Bergamo, e anche qui abbandonata, possiamo dirlo, no? Una donna abbandonata dal suo uomo, però poi stranamente l'eroe è lei. Sì, è un eroe, una grande eroina lei, sì. È dedicata a tutte le donne che hanno avuto la disavventura, la disgrazia di perdere i propri mariti, e parlo di tutte le mogli degli soldati, dei nostri, certo, ufficiali fuori. E questa qua è la storia di questa donna qui, che improvvisamente si trova con in mano una bandiera, la nostra bandiera, con una medaglia, ma senza l'amore della sua vita. Molto forte, insomma, come immagine questa. Molto, eh? Molto forte, e in questo lavoro ho cercato di mettere, più che il dolore della perdita, il rammarico di non poter continuare a vivere una vita intensa di amore col proprio marito, col proprio uomo. Quindi è dedicato a tutti gli uomini e a tutte le donne che hanno purtroppo subito questa perdita, sì. Concludiamo con il terzo, diciamo, episodio, Era per darti la vita, dove qui abbiamo Nicole Mastroianni e Fabrizio Facchini, Hamlet. Hamlet, ma è un vezzo, immagino. È un vezzo, sì, sì, è un'aggiunta al suo nome, un'aggiunta d'arte al suo nome, ma che ha portato fortuna a Fabrizio, per cui è rimasto Fabrizio Facchini, Hamlet. Bene. E qui invece il tema dell'amore dirimente, perché fondamentalmente si cerca di capire in quanti modi si può amare una persona, no? Sì. Fino quasi ad annullarsi. Assolutamente, il lavoro si chiama Era per darti una vita, ed è un momento di intenso amore di un uomo che forse l'ha espresso in modo un po' particolare, e da qui nasce questa situazione un po' strana di rifiuto, perché a volte l'amore può essere anche rifiutato se non è dato nel giusto modo. E comunque un amore, spesso, come spesso accade, fatto di molte rinunce, no? Sì, certo, sì. Poi a posteriori. Sì, sì, a posteriori, anche se la storia non è detto che non abbia un seguito. Certo, certo. Allora, mi sembra abbiamo fatto un po' la panoramica su te tre. Ribadiamo l'appuntamento da domani. Da domani 23 novembre fino al 25, la sera, sabato, che è 25 domenica. 25 domenica, scusa. Quindi abbiamo venerdì e sabato alle 21 al Teatro Fonderia delle Arti, la domenica alle ore 18. Perfetto. E quindi vi aspettiamo e cercheremo di intrigarvi con le nostre storie, che anche se non sono allegre, però possono toccare il cuore in modo particolare. Allora, io ti ringrazio, saluto e ringrazio Carlangelo. E naturalmente anche il regista Carlo Cianfarini, che mette le mani su tutti e tre gli atti. Assolutamente sì, Carlo, lo dico sempre, è un regista di una grandissima raffinatezza, riesce a dare dei colori ai lavori che io ho scritto e che hanno scritto anche altri, molto particolari. In questo caso qua siamo coadiuvati da uno scenografo eccezionale, che ha creato una scenografia molto particolare per illustrare le nostre storie. Bene, allora grazie ancora, grazie, buon teatro. Grazie. Alle prossime interviste, grazie e buona giornata. Buona giornata.